I commercianti di tutta la Lombardia stanno facendo i conti con il periodo in assoluto più duro e difficile dal punto di vista economico degli ultimi anni. L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio il settore, che chiede al governo e alla politica misure straordinarie che consentano di attutire il colpo. Un duro colpo che in molti casi porterà attività alla chiusura e senza un'azione lungimirante renderà vano ogni sforzo di ripresa. Ad oggi il commercio non ha ricevuto nulla. Dalle casse integrazioni per i nostri collaboratori che ancora devono percepire la cassa integrazione in deroga, quindi questo è un grossissimo problema, al fatto che vi è stata un credito d'imposta per gli affitti, quindi per gli esercizi commerciali, ma non tutti, quindi abbiamo chiesto un'estensione del credito d'imposta per gli affitti. Al credito e alla liquidità che sono state una chimera sino a pochi giorni fa, e quindi il fatto che l'accesso al credito, alla liquidità per poter aiutare il nostro sistema è stata estremamente complessa. Abbiamo chiesto al governo e a tutte le forze politiche il fatto di sospendere qualsiasi tassazione almeno fino al 31-12-2020. Perché è evidente che noi ripartiremo e anche quando ripartiremo, ripartiremo sicuramente a regime ridotto. E la liquidità mancante dopo 3 mesi di chiusura è evidente che non ci permetterà neanche di pagare le tasse relative al 2019. Quindi sicuramente una sospensione di tutti i tributi e i versamenti sino al 31-12-2020, minimo dal punto di vista fiscale. In poche parole, sono state usate misure ordinarie rispetto ad un'emergenza straordinaria che tutti vediamo. I nostri comparti, tra l'altro, sono quelli che ormai a 60 giorni dalla chiusura stanno risentendo maggiormente della crisi, che in primis della crisi sanitaria che si è trasformata in crisi economica profonda, per cui non siamo contenti. E non siamo soddisfatti delle misure prese sino ad oggi né dal governo né dalla Regione Lombardia.